Finanziamenti, come perdono finanziamenti altri settori dei servizi sociali, ma non è un destino, cioè non è una cosa ineluttabile, è una decisione politica contro cui secondo me bisogna opporsi fortemente sia gli studenti, gli insegnanti, ma tutti i cittadini per altri servizi. Oggi siamo qui per rivendicare i nostri diritti sulla scuola, per rivendicare tutti i diritti che ci stanno togliendo tra la legge Aprea e i tagli che stanno facendo a scuola. Ovviamente la sicurezza viene a mancare sempre di più, una sicurezza che comunque non c'è mai stata. Per esempio nella nostra scuola cadono i tetti e comunque i tagli agli insegnanti. In questo modo abbiamo sempre meno insegnanti buoni, sempre meno insegnanti efficienti e ne rimette la nostra educazione. Gli studenti non sono fannulloni che ci tengono al loro futuro, alla loro formazione, al diventare un cittadino partecipe ed avere le basi per essere un cittadino. È da anni che si taglia alla scuola, è da anni che si fanno scelte sbagliate per quanto riguarda la scuola, a partire dalla riforma Gelmini, che ha tagliato le gambe alla scuola, che ha messo le scuole in ginocchio, fino ad adesso alla riforma di legge ex Aprea, che introduce i privati, quindi le scuole da una parte vengono tagliate, dall'altra si devono per forza appoggiare a dei privati, e cancella il diritto di assemblea. Gli studenti hanno il diritto di rappresentanza, devono avere il diritto di rappresentanza, di riunirsi per affrontare i problemi. A questo si aggiungono i problemi dei tagli che viviamo da sempre, sono le classi pollaio, sono il taglio dei laboratori per formare nuove classi, per mettere nei laboratori nuove classi. Nel mio istituto, per esempio, il laboratorio di biologia è diventato una classe, il laboratorio di disegno tecnico sono diventate due classi. Noi siamo scesi in piazza per ribadire il nostro concetto di scuola pubblica, una scuola che deve essere vicina allo studente e che deve formare lo studente. Uno studente che ha diritto di conoscere politica, attualità, di parlare di legalità in classe. Tutti gli studenti meritano una scuola di qualità, tutti gli studenti che non hanno la possibilità meritano di avere dei soldi per andare a scuola.